Salve amici, bentornati in questo mio canale, io sono Jaime Visconde e questo è il canale Squadrovista di arti marziali. Quest'oggi vi propongo un video dedicato alla posizione di guardia e ai primi quattro cancelli, le quattro porte della guardia. Ma prima di cominciare vi invito a lasciare un like qui sotto, a scriverci nei commenti cosa vorresti vedere nei prossimi video e soprattutto a iscrivervi al nostro canale. Questo è molto importante perché il vostro supporto ci aiuta a crescere e ci fa capire che stiamo facendo un ottimo lavoro. Ovviamente vi ricordo che siamo presenti anche su Facebook e Instagram, quindi seguiteci anche sui canali social. Allora amici, per la lezione di oggi ci aiuterà Alessandro. Faremo intanto vedere la posizione di guardia o posizione da combattimento del Tafan Tao Kung Fu. Successivamente passeremo a spiegare i primi quattro cancelli o le prime quattro porte della posizione di guardia. Quindi dalla posizione di attenti faremo un passo in avanti, posizione di guardia con le braccia, lo sguardo sempre in avanti. Da questa posizione le ginocchia devono essere leggermente piegate, esatto, il pugno bene in avanti, almeno all'altezza del naso. Non dobbiamo coprirci la faccia, gli occhi con i pugni, quindi dobbiamo riuscire a guardare bene il nostro avversario. I gomiti bassi, tutti e due i gomiti bassi, e questa sarà la nostra posizione di guardia. Sul posto cambio guardia, dalla posizione di guardia possiamo notare che abbiamo quattro angoli da proteggere. Questi quattro angoli sono appunto in alto, destro sinistro, e in basso destro sinistro all'altezza dei gomiti. Questi quattro angoli li copriremo per il momento con la tecnica che chiameremo lo scudo. Quindi andremo a coprire con i pugni, gli avambracci e i gomiti queste quattro porte o quattro cancelli. Cominciamo in alto, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Guardia, ogni volta torni in guardia. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. La tecnica dello scudo consiste nel portare aderente il pugno sulla testa, vai, copriti, il pugno sulla testa in modo da coprire perfettamente la testa, deve diventare un'unica cosa, quindi questo crea uno scudo e qualsiasi colpo vado a lanciare su questo lato sarà perfettamente coperto. La stessa cosa qui. 1, posizione di guardia sempre in questo modo, quindi l'arto che va a coprire la testa in questo caso è aderente alla testa, non devo mai trovarmi con l'arto in questo modo aperto. Questo perché vai in posizione di guardia, se io cerco di fare la tecnica dello scudo e apro troppo il gomito, il pugno del nostro avversario potrebbe entrare. 1, io qui lo perdo e quindi il nostro avversario entra. Copriti bene. 1, esatto, 2, esatto, 3, perfetto. Proviamo l'altro lato, 1, qui lui ha sbagliato, quindi si è aperto, il gomito non deve essere aperto, deve essere molto aderente. Guardia, 1, perfetto, 2, in questo modo. Lo stesso discorso vale per le costole, quindi quando noi all'inizio tendiamo a coprirci buttando in avanti i gomiti, scopriamo troppo le costole. Quindi scopriti, esatto, 1, non questo, perché faccio entrare il mio avversario in posizione di guardia. Copriti bene ora, 1, 2,
Lo scudo consiste nel coprire completamente l'area bersaglio e in questo modo devo avere aderito completamente gli arti sul corpo. 1 e 2, posizione di guardia, di nuovo in alto, 1, 2, 3, 4, ancora, 1, 2, 3, 4, senza mai scoprirsi con i gomiti. Nel nostro stile di Kung Fu, come tecniche difensive, abbiamo prima di tutto la posizione di guardia, a un secondo livello abbiamo la tecnica dello scudo, successivamente si lavora sulle tecniche di parata e infine sulle tecniche di schivata. Per allenare la tecnica dello scudo utilizzeremo in questo caso le nostre palette. Posizione di guardia. Da questa posizione le ginocchia piegate bene, morbide, spalle basse, cominciamo. 1, 2, 3. Thank you.